Controlli per garantire il rispetto delle misure contenute nel nuovo DPCM, ma soprattutto l'innalzamento dei livelli di attenzione in funzione all'antiterrorismo. Dopo l'attentato a Vienna, i fatti accaduti in Francia, il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza rafforza i controlli sugli obiettivi sensibili in città, come la sinagoga di Trieste, il porto e altri luoghi, integrando nel piano del controllo del territorio pattuglie di pronto intervento. Aliquote speciali appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri che verranno integrate nei servizi di controllo ordinario del territorio, per cui ecco, saranno anche visibili, credo, agli occhi dei cittadini. Nessun rafforzamento previsto per l'attività sulle frontiere, dove è già in atto un dispositivo di controllo massiccio dell'immigrazione che consente di monitorare le persone in ingresso nel paese. Anche la rotta balcanica, così come quella via mare, ovviamente si presta all'ingresso di stranieri che possono in qualche modo poi dopo evidenziarsi per profili attinenti anche al terrorismo. Alta l'attenzione per garantire l'applicazione dei provvedimenti contenuti nel nuovo DPCM. A mezzanotte, quando entreranno in vigore le nuove norme, scatteranno i controlli. Si potrà uscire nelle ore del coprifuoco, e cioè dalle 22 alle 5 del mattino, solo per motivi di salute o altre emergenze. Non è previsto l'impiego di militari in funzione anti-Covid. L'invito è quello a munirsi dell'autocertificazione, sapendo che eventualmente può essere resa anche al momento. Si deve trattare di motivi di natura sanitaria o di grave urgenza. L'altro focus sarà sugli esercizi commerciali, verificando che nei giorni festivi siano chiuse tutti gli esercizi commerciali, tranne appunto quelli alimentari, le farmacie, i tabacchi, eccetera, eccetera.